Buongiorno, è giovedì 21 novembre, sono le 11:29 e siamo all'interno della sede del Parlamento Europeo di Strasburgo. In verità nella doppia sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, perché il Parlamento Europeo è l'unico Parlamento al mondo che ha ben due sedi e questo, capite bene, è uno spreco inaccettabile di risorse. Parliamo di 200 milioni di euro ogni anno. Avete capito bene? 200 milioni di euro. Questo significa circa il 10% dell'intero bilancio del Parlamento Europeo. Sapete cosa potremmo fare se risparmiassimo queste risorse? Potremmo farci tantissimo con questi 200 milioni di euro, tanto per i giovani, per le imprese, per i cittadini, le famiglie, il territorio. Pensate soprattutto che questo Parlamento è aperto soltanto 40 giorni l'anno, ma noi paghiamo i costi di mantenimento, i costi di manutenzione per 365 giorni l'anno. E a proposito di manutenzione, vi faccio vedere una cosa. Allora, vi racconto una storia. Nel 2008, a meno di 9 anni dalla inaugurazione di questa opera faraonica, crolla improvvisamente il tetto della plenaria. Ebbene, il Parlamento fu chiuso proprio perché non c'erano più le condizioni di sicurezza per l'agibilità dei locali, ma in realtà si sono fatti tantissimi lavori, spesi tantissimi soldi, ma non si è risolto definitivamente il problema, tant'è che potete vedere bene, si sono dovuti mettere dei ponteggi, delle strutture veramente imponenti per cercare di tamponare a questo problema. C'è persino un'enorme rete di protezione. Allora, quello che noi vogliamo fare è veramente dire basta. Noi dobbiamo assolutamente eliminare questa doppia sede, eliminare questo spreco di risorse, destinare queste risorse per cose più concrete, per cose più utili per i cittadini, per i popoli europei, soprattutto in un periodo di crisi. Per questo vi chiediamo di sottoscrivere, di mettere la vostra firma sotto una petizione, l'ennesima petizione che io personalmente, ma ci sono veramente tanti colleghi, tante persone mobilitate su questa battaglia, mettere una firma per dire stop alla doppia sede. La Francia non sarà contenta, ma noi non guardiamo agli interessi di un solo paese. L'Europa è fatta di 28 paesi e quindi basta privilegi francesi.